troviamo in sacrestia della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Non possiamo salire in clausura, ma questo è un episodio, quello che vogliamo raccontarvi, che si è verificato proprio nella cella di Padre Pio. Siamo nel 1940, quindi parliamo della cella numero 5 che si trova all'interno della clausura. 9 gennaio 1940, una data importantissima per la storia di Padre Pio e per coloro che insieme a lui ebbero questa grande idea: fondare la Casa Sollievo della Sofferenza. Infatti quella sera, quel pomeriggio, si riunirono a casa San Vico alcune persone per la costituzione di un comitato, il comitato per la fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza. Andiamo direttamente a leggere il verbale di quella giornata storica. Il giorno 9 gennaio 1940, alle ore 16:30, nella casa San Vico Sanguinetti, si sono riuniti Carlo Ghisvardai, Mario San Vico, la signora Maria Antonietta San Vico, la signora Mary Ghisvardai, la signorina Ida Seitz, per costituire il comitato per la fondazione di una clinica secondo le intenzioni di Padre Pio da Pietrelcina. Si conviene che tutto ciò che dovrà essere attuato dovrà essere sottoposto al consiglio del Padre. Farsi dare dal Padre il motto che dovrà essere così la divisa di questo comitato. E il motto venne individuato da Padre Pio qualche giorno più tardi, il 14 di gennaio: Casa Sollievo della Sofferenza. Molto semplice, diretto, concreto, la grande opera di Padre Pio. Ma quella sera, il 9 gennaio, terminò con l'incontro di San Vico e Ghisvardai, che salirono in convento, andarono nella cella di Padre Pio, gli sottoposero il verbale, Padre Pio lo lesse, attese qualche istante, poi esclamò: da questa sera comincia la mia grande opera terrena. Mise la sua mano piegata nella pettorina e tirò fuori un marengo d'oro che gli era appena stato consegnato in offerta da un fedele e disse: anche io questa sera voglio dare il mio obolo. E lo consegnò a Ghisvardai.